Stamattina già in bici con Mario. Siamo così. Stamattina andiamo a fare il giro del lago di Garda col mio amico Raffaello, conosciuto sul cammino. Eccolo lì avanti. E stiamo cercando un bar per prendere un caffè, ma chiaramente sono le 6, è tutto chiuso. A dopo. Siamo solo noi, no? L'unica macchina deve passare adesso. Vabbè, noi stiamo così. Dopo quasi 14 km abbiamo trovato un bar. Lui è Raffaello, ve lo ricordate, sul cammino. Ciao. C'è Marietto, amore della mia vita, amato. Porello, che mamma matta che c'ha. E adesso ci prendiamo un caffè. A dopo. Eccoci a De Senzano. Naturalmente a quest'ora ci siamo solo noi. Però guardate che meraviglia. De Senzano del Garda. Sul Garda. Direzione Salò. Eccoci arrivati a Salò. Entrata del paesino. Eccoli qua. Salò. Un inconveniente tecnico, si è rotta la staffa della GoPro, ogni giorno una, ieri mi si è allagata la macchina, oggi così, l'altro giorno un uragano, tutto a posto, si va. E qua iniziano le gallerie. Che meraviglia! Sul Garda. E noi non stiamo praticamente visitando tutti i paesi uno per uno perché, cioè, siamo già nel giro del lago, quindi è un po' complicato.
però sono tutti paesi da visitare, Limone, anche Sirmione che sta giù in fondo. Qui siamo sulla costa lombarda del lago. Chiaramente i paesi andrebbero visitati tutti perché sono uno più bello di un altro, però noi ci accontentiamo di questo. Per il momento ci accontentiamo di questo. C'è l'inizio della strada della Forra che verremo a fare. Lasciando Riva del Garda, bellissimo Mario, si va.
paesaggi. Così. Guardate che meraviglia. Guardate se non sembra di stare al mare. Navene. Località Navene. Cesine. Al Cesine, paesino molto bello da visitare. Da qui si prende la funivia che sale fino su al Monte Balto. Da lì ci sono percorsi di trekking e anche parapendio per chi fosse interessato. Qui la strada sale. Malcesine. Ora ci troviamo a Cassone. Questo è il fiume Aril, metri 175, il fiume più corto del mondo. Fiume Aril, che si trova a Cassone. C'è traffico, amore? Un pochino sì, eh? Abbiamo finito il giro del lago. Mario sta tutto rilassato, Raffaello a cuore vivo. Abbiamo fatto tutto il giro, circa 150 km, e siamo passati dal giro del lago al ristorante, in pizzeria praticamente. Eccoci qua a mangiare. Beh, abbiamo anche un dischetto appetito, un dischetto e anche un po' di stanchezza. Vabbè, ci vediamo dopo. E dopo la fatica, la meritata ricompensa